Traffico bloccato per ore sulla linea ferroviaria Roma-Firenze a causa dell'incendio doloso di una cabina elettrica. Disagi diffusi su tutta la rete prima del lento ritorno alla normalità. È in salvo in ospedale l'alpinista italiano rimasto ferito su una delle vette del Pakistan, portato dai compagni sotto i 6.000 metri, è stato poi soccorso all'alba da un elicottero. Il braccio di ferro fra Conte e le regioni del nord sulle autonomie, domani nuovo tavolo tecnico, la Lega, basta no, Di Maio, che punta alla crisi, non vuole il taglio dei parlamentari. Spunta un'altra intercettazione ambientale sulla promessa di un compenso di 30.000 euro all'ex sottosegretario Siri da parte dell'imprenditore Arata, i due testimoni confermano. Un lungo applauso alla chiusura della Camera Ardente di Borrelli a Milano, il saluto del pool di tanti colleghi e di migliaia di cittadini. Colombo, finita Mani Pulite, non la corruzione. Buongiorno, benvenuti al TG3. Mattinata di caos sulla rete ferroviaria. Tre roghi dolosi all'altezza di Rovezzano, vicino a Firenze, hanno danneggiato una cabina elettrica dell'alta velocità. La circolazione